quel sapone. Devo fare la pubblicità! Acqua e sapone, solo acqua e sapone. Erika, perché sei andata a quel sapone? Perché? Perché prendendo dei prodotti per bambini me davano in omaggio il cuscinotto. Yeah! Vabbè. In omaggio è bello morbido, vellutato e l'ho preso, eh? Questo qua carino. Allora, per prenderlo ho comprato due cotton fioc, quindi praticamente niente. No, cotton fioc e pacchetto di fazzoletti per bambini, e quindi mi hanno regalato il cuscinotto. C'erano in tutte le fragranze, tutto possibile, acqua e sapone. Dopo di questo non so più che dirvi, fino dal 25 d'ottobre a domenica 6 novembre. Io questo video l'ho posto prima del 6 di novembre, considerato che oggi è il 31, in modo tale che avete il tempo di andare se qualcuno non sapeva di questa promozione. Allora, siccome quelli dell'Occhitti ce li siamo finiti, ci siamo presi questi qua di Minnie. Per chi non sente la necessità di crescere. No, vabbè, ma che cosa vi posso dire? Allora, tanto piacciono a mia figlia, questa è la cosa più importante. Piacciono a me, e questa è un'altra cosa molto importante, e noi ce li prendiamo. L'unica cosa che io sono sempre curiosa di vedere è questo, se dentro il pacchetto, il fazzoletto è decorato oppure è bianco lindo, perché mia figlia mi sta facendo... Sì, perché guarda, ci sono i colori dei disegni. Ah, scusa, era una sorpresa. Hai rovinato la sorpresa, mamma. Allora, apriamo questo di Minnie. Innanzitutto, non sa di niente. No, perché a volte profumano pure. E comunque dentro so così. No, ma so carini. Sono troppo carini. Allora, io con questo qua praticamente ci posso fare anche una mini Midori, plastificando innanzitutto, eh sì Giulia, perché se io tolgo, guarda, c'ho ancora l'inchiostro che mi sono sporcata, che ho fatto il video di Tiger, no? Perché c'è, raga, se sempre vi siete allo stesso modo, no? È che lo stesso giorno ho fatto due video, quindi ci sarà anche il terzo adesso, quindi così, noi facciamo video così, capito? Io te, ciao, che si gira! E ricascia aperte. Allora, no, nemmeno una volta aperti funzionano, cioè così, però so carini, so un amore, a noi ci piacciono. L'importante è questo, e noi gli facciamo un uso spropositato. Questi qua pagati un euro, cioè l'ho presi, va benissimo lo stesso. Poi ho preso questo qui, un euro, della Badedas, e allo snaso vi farò sapere di cosa sa. Da morbidente per i panni, non sa di niente, ma che sa? Sì, ha un odore un po' da morbidente, infatti è un antibatterico, quindi non lo so cosa ci sarà dentro, igienizzante, con estratti di timo e tè free, ecco. Non so cos'è, l'ho preso perché di solito dentro il Dus Dus, il sapone è quello liquido che io trovo estremamente igienico rispetto agli altri, che stai sempre, anche viene qualcuno, dai, è meglio quello Zuff Duff che quello per le mani. E c'è proprio questo qua fatto apposta per la ricarica, quindi anche come consistenza si riesce bene, perché a volte i, come si chiamano? I bagnoschiuma all'interno di questi contenitori qua, se non sono molto liquidi ma piuttosto densi, quando vai a premere esce a fatica, capito? Sforza, a volte si rompe la molla. Invece, ah, adesso mangi mamma, eh? Abbiamo comprato le crocchette perché ha rimesso, quindi abbiamo preso le crocchette apposta, adesso non rimette con quelle lì, vabbè, scusatemi. E quindi questo qui ha proprio quella consistenza un po' morbidosa, no? Che quindi è fatta apposta. Erika passa oltre. C'erano due cose, ho preso questa, due profumazioni.
Poi, per prendere quel cuscino, ho preso i fazzoletti e ho preso questi cotton fioc praticamente per mia figlia, quindi a posto. Poi ho preso le mollette, queste qui di legno, 1,25€, 1,20€, perché io all'IKEA avevo comprato uno stendino da interni, suona il telefono. Mia mamma. Allora, queste mollette, allora vi dicevo, avevo comprato lo stendino dell'IKEA, l'avevo pagato 5 euro, avevo comprato st'inverno, è uno dei primi st'inverno, sempre maggio, cos'era, tanto quando ho aperto il canale quello era il periodo. Questo è uno stendino che quando io la sera ritiro i panni da fuori, sono asciutti, però hanno un attimo quel freddo, può capitare, oppure comunque li lascio riposare in casa, io li metto lì e tutto bene fino adesso, ma adesso Ghira da sotto me li tira tutti giù, quindi facciamo un giochino divertente del tipo se te prendo del mazzo, no vabbè no, non era questo il gioco. No, è buffa. Allora, per sicurezza ho preso le mollette, perché così tira sto pipippo, perché queste non vengono più giù con le mollettine. E quindi boh. Poi, sempre a 80 centesimi questa volta, ho preso queste salviettine, che so carinissime, che le tengo in borsa, perché a volte è capitato, non lo so, andiamo a mangiare il gelato, te sporchi, il fazzolettino di carta ti lascia all'appiccicaticcio, invece con la salviettina, perché di solito ho le salviettine, quelle un po' più grandi, dentro la borsa, se c'ho la borsetta piccola, niente, questo 80 centesimi è proprio piccolino, questo è un pacchetto di fazzoletti classico, quindi vedete com'è proprio piccolo, vi dico anche la profumazione, questo qua igiene bimbo, viso e mani, quindi comunque una cosa un attimino giusta, sono 15 salviette, buonissimo, oh, che buono Giulia, senti che odore, no, prendetelo, portatevelo a casa, ecco, è buonissimo questo qua, se vi capita prendetelo, ci metto la faccia. Poi mi sono presa il labello, perché ho proprio le labbra screpolate adesso che ho cambio stagione. Io uso sempre il labello blu, sempre. Però anche questo mi è capitato di usare, solo che non l'ho più visto, questo con la punta bianca nella parte centrale, mi piaceva molto, l'ho ripreso. Vedete com'è? Madonna, il labello c'ha, e mia figlia sta snusando, il labello c'ha quella profumazione caratteristica, sembra di cioccolato, a me piace tantissimo, e rose, dovrebbe anche un po' tingere le labbra, rose, che rose Erika, ma sparisci, poi a mia figlia, yeah! Abbiamo comprato la trussettina, dice Erika ma c'ha 10 anni, ma sei impazzita, no, allora, Giulia non è una bambina che chiede, lo sapete benissimo che comunque lei è quella che gli piace la matita, la penna, però ha espresso il desiderio di avere un qualcosina per lei se fosse, io sono contraria ai trucchi, cioè comunque 10 anni mamma e te li devi tenere belli stretti perché una volta passati non tornano più, guardate come mi sono ridotta, io convinta ancora invece niente, mi pizzica in ginocchio e no vabbè. Pagata pochissimo, vero mamma? 3,90€, è un amore, e l'occhitti si apre qui, adesso stratadano, si spacca tutto, mamma! Non si apre? Avevo sbagliato a toccare, lo stavo spaccando, non è vero mamma? No, guardate che bello, yeah! Sono io che mi vedo io che mi rivedo io. E che bello il trenino, yeah! Scusate, guardate, è stupendo. Allora ha questo rossettino, ha questo che è un colore marroncino chiaro, questo un violettino, un aranciato e un verdino, proprio dei colori proprio tenui. Che e lei... l'ombretto. Sono ombretti questi qua, mamma, sì. Il cuore. 3,90€, un regalo, e lei è contentissima, vero mamma?
E così se capita che usciamo, a scuola no ovviamente, ma capita che usciamo, allora lei si metterà queste cosette come vuole lei, come piace a lei, se le gestisce lei, perché comunque è un regalo e quindi tieni mammina. Ah, vi volevo dire che c'era sia con le locchitti, non entrerà mai, dopo lo rimettiamo. C'era sia con le locchitti così col cuore, se no c'era anche con le fragole e con i capelli neri. Dentro i colori erano più marroni. Vero Giulia? Erano più marroni, mi sembra. Sì, c'era nero, marrone. Sì, quindi ho preso questo che c'ha i colori più Sì, comunque quello chiari. Originale. Locchitti è questo qui. Dopo lo mettiamo dentro, mamma. Provaci tu, ma è un attimo un pastrocchio. Dopo mi fai rumore con la telecamera, mamma. Aspetta. Poi... ho preso, va bene, le ghiottonerie dalla Felix, questi qua cotti al vapore, questi qua manzo e pollo, per Chicco e anche per Kira, che adesso nonostante noi cerchiamo di farli mangiare separati in casa, però capita a volte che sfuggono al tutto e è un macello, cioè non è... averne un gatto e averne due non è la stessa cosa, soprattutto quando bisogna fare due cibi completamente diversi, allora cerco sempre di posare le due cose, ma a volte capita che se rubano il mangiare vicendevolmente è una lotta agli armamenti quando bisogna mangiare, perché lei miagola come se non ci fosse un domani, lui che mi dorme fuori per sua scelta, perché io lo farei tenere anche in casa, ma lui piace stare fuori, anche se mi dorme sul pianerottolo preferisce lì. Quando entra in casa mangia di tutto e a volte faccio fatica, e allora ho preso manzo e pollo, che al limite devo ancora finire il mangiare di lui e il mangiare di lei, presi da Zooplus, no, ma che Zooplus, Erika, Zootropolis, Zoo, che non lo so, Zoodom? E non lo so come si chiama, mamma, quel negozio dove andiamo. Comunque il negozio di animali dove vado io. Supermarket? No, mamma, no, non ti preoccupare. Vabbè, ho preso questi. E comunque l'acqua e sapone, il mangiare degli animali costa molto di meno. Questo lo posso dire perché è così. Poi vabbè, mi sono presa la tinta, ma non penso che vi possa interessare. Poi ho preso il lumino perché adesso è il mese dei morti e abbiamo tanti nonni da ricordare, quindi accendiamo il lumino per i nonni. Poi, per mia figlia, ho preso questo Descendants, 1,50 euro. A lei piace tantissimo. Posso aprirlo, Giulia? Così vedo un attimo. Vediamo anche di che colore è. Perfetto, mamma. E comunque quelli di Descendants ce n'erano rimasti tre, mi pare. Mentre gli altri... tre. Mentre gli altri burro cacao erano tutti precisi, questi di Descendants erano praticamente... sto cercando di non rompere, capito, la parte dove ci sono loro. Allora, questo è fatto anche carino e vediamo dentro com'è. Profuma? Ma sì, ma poi anche colorato, mamma, senti. È vero, profuma. Ma poi anche colorato, wow! Niente, bene mamma, è semplicemente un burro cacao fatto così. Forse... ma almeno ti profuma. Sì, sì. Wow, Giulia, è buonissimo, mamma. Quindi questo qua di Descendants, 1,50 euro, è carino, forse a forza dei pippi, a forza dei tagli, forse vi perla un attimino le labbra, non penso faccia più di questo perché comunque non tegne niente. Poi... il pannolone a strozzo per Spillo, questo abbiamo pagato 4 euro e qualcosa, odor control, e continuano sempre a metterci pure i gatti, ma perché pure i gatti pisciano nel pannolone? Io questo non lo capisco, anche l'altra volta andava bene sia per gli animali che per i gatti, io non capisco, comunque è un prodotto italiano, quindi non è che gli metto sotto le zampe chissà che cosa. Pagato 4 euro e questi sono 60 per 90, questi qua. Poi ho preso, non ve lo posso far vedere perché per il giveaway. Allora, lì
Mamma mia, che buon profumo, ho fatto la scelta migliore. Allora, ma ve voglio dire una cosa. Ecco, io lo sapevo. Mi pizzica come se non ci fosse un domani. E questo qui alla cassa, 3 euro e qualcosa, una roba di niente, in promozione, perché dopo costerà 5 euro e oltre. Questo prodotto qui va benissimo per... profuma l'ambiente, i tessuti, neutralizza gli odori, deterge, spolvera, lo metti dappertutto, lo metti sul pavimento, sul, come si chiama, sul mocio, sull'acqua del mocio, no? Quando devi pulire i pavimenti. C'erano 4 profumazioni, uno era sapeva né de me né de te, un altro era dolciastro, un altro era un po' rose, profumo di rose. Poi c'era questo e poi ce n'era uno proprio vaniglia, 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 che era una cosa che non si poteva sentire. Se io dovessi mettere in casa un odore del genere, questo è un po'... Ma di che sa? Non si sa. Però questo è buonissimo. Questo si mette dappertutto, vaporizzato puro nell'ambiente per odorare e profumare, neutralizzando gli odori sgradevoli, agitare bene prima dell'uso, 2 spruzzate nel secchio d'acqua per profumare e detergere i pavimenti, direttamente su un panno umido asciutto per detergere e spolverare, spruzzato sulle tende o sui tessuti per profumarli e rinfrescarli, spruzzato direttamente negli scarichi per neutralizzare gli odori. Compratelo! È in offerta! Oh, sto cosa è buonissima, mamma. Mi viene svampate del deodorante qua, di qua. È buono. Io ho preso questo. Di che sa? Non te lo dirò mai. Lo scopriremo vivendo. Questo, insomma, avevo fatto vedere tutto, sì. Ve mando un bacio. Qui è un marasma. Devo sistemare tutto adesso. Oh, compratelo. Vabbè, ciao, America. Ve mando un bacio. Mua.